ciò che è il tuo respiro. Marco Aurelio, 121-180 d.C., in pensieri dice: pensa che devi morire e disprezza la carne. Essa non è che fango ed ossa, è un sottile intreccio di nervi, di vene e di arterie. E guarda ciò che è il tuo respiro, del vento, e non sempre lo stesso, giacché ad ogni istante tu lo respingi per ispirarne di nuovo. Resta a te il principio dominante, pensaci. Tu sei ormai maturo, non permettere che esso rimanga schiavo, che obbedisca all'impulso degli istinti egoistici, che si inquieti del presente destino e stia in ansia per il futuro. Commento: se metto da parte il corpo fisico, è perché in me emergono i corpi superiori.